Quando Sierra e Dustin sono andati dal medico per un'ecografia, le immagini sullo schermo hanno rivelato la presenza di una protuberanza minacciosa. Quando si sono conosciuti tra Dustin e Sierra, è stato subito amore a prima vista. Entrambi amavano i bambini e non vedevano l'ora di avere una famiglia tutta loro da coccolare e proteggere. Si sono ripromessi che avrebbero fatto il possibile per salvaguardare la felicità dei loro figli. Ma presto si sono ritrovati impantanati in una situazione che ha messo a rischio quel giuramento. Poco dopo il matrimonio, Dustin e Sierra hanno dato il benvenuto al primogenito, Beau. Un paio d'anni dopo hanno scoperto di essere di nuovo in dolce attesa e hanno esultato all'idea di regalare a Beau un compagno di giochi per la vita. Se solo avessero saputo quello che sarebbe successo, probabilmente avrebbero accolto la notizia in un modo molto diverso. Poiché avevano già un maschietto, Sierra sperava che il nascituro fosse una femminuccia da vestire con abitini coordinati ai suoi. Quando è arrivato il momento di scoprire il sesso, però, entrambi i genitori hanno realizzato sulla propria pelle una verità troppo spesso dimenticata. Il genere di un bambino non conta niente di fronte alla sua salute. Quella giornata era cominciata con grandi aspettative. Dustin e Sierra hanno atteso con trepidazione il responso del dottore, che ha armeggiato per qualche minuto con il manipolo del macchinario prima di svelare il mistero. «È un maschio», ha dichiarato alla fine. Dustin ha fatto i salti di gioia e Sierra ha dimenticato subito le sue preferenze, felice com'era all'idea di vestire i suoi figli con completini coordinati. I futuri genitori erano ancora persi nella loro bolla di entusiasmo, quando il dottore ha strabuzzato gli occhi davanti allo schermo. «Oh mio Dio, è quello che cos'è?» ha esclamato all'improvviso. Dustin e Sierra si sono sentiti gelare il sangue nelle vene. Dalla reazione del medico, hanno capito subito che il loro bambino era in pericolo di vita. Il dottore ha chiamato immediatamente un neurochirurgo per un consulto e ha indirizzato la coppia verso il suo studio. Lo specialista ha esaminato attentamente gli appunti del collega mentre Sierra e Dustin sedevano di fronte a lui con le mani intrecciate e il cuore in gola. Ma purtroppo i loro sogni sono stati infranti da una diagnosi terrificante. Il dottore ha rivelato infatti che il bambino nel grembo di Sierra era affetto da encefalocele, un difetto di chiusura del tubo neurale causato da una malformazione nel cranio, che si manifesta con un'erniazione di tessuto cerebrale. Il dottore l'aveva riconosciuto dalla caratteristica protuberanza sulla testa del paziente, una specie di sacca che contiene parte del suo cervello. Il neurochirurgo ha spiegato che si trattava di un caso problematico e che il bambino aveva poche speranze di sopravvivere al parto. Tremante, Dustin ha chiesto quali fossero le statistiche relative al caso. Il medico ha risposto che le possibilità di sopravvivenza alla gravidanza erano prossime allo zero e che anche se il figlio fosse riuscito a venire al mondo ancora in vita, avrebbe sofferto un'esistenza misera e priva di prospettive per il futuro. «Sarebbe meglio interrompere la gravidanza adesso», ha concluso il chirurgo. «L'idea di mettere al mondo un figlio che avrebbe soltanto sofferto sembrava crudele, ma la prospettiva di dirgli addio senza nemmeno salutarlo era altrettanto dolorosa». Dopo una lunga riflessione, Sierra e Dustin hanno comunicato al dottore che erano intenzionati a procedere con l'interruzione di gravidanza. Non potevano immaginare di aver appena commesso un errore madornale. La notte prima dell'appuntamento, Sierra non ha chiuso occhio. Sentiva il figlioletto scalciare dentro di lei e non poteva sopportare l'idea di sottrargli la possibilità di continuare a lottare. Quella mattina, quindi, ha preso le mani del marito e gli ha parlato col cuore in mano. Entrambi avevano cambiato idea riguardo l'interruzione di gravidanza. Hanno chiamato il medico per annunciare che avrebbero fatto il possibile per arrivare al termine dei 9 mesi con un bambino vivo e vegeto. Qualche mese dopo a Sierra si sono rotte le acque e Dustin l'ha portata in ospedale, digitando freneticamente i numeri di telefono di tutti i loro parenti per permettere al resto della famiglia di partecipare a quell'esperienza dolce e amara. In sala d'attesa si sono presentate almeno 10 persone, tutte emozionate e allo stesso tempo devastate per l'occasione. Avevamo deciso di provare a sorridere nonostante tutto. Avevamo tutti il cuore a pezzi, ma ci eravamo ripromessi di accoglierlo con entusiasmo. Quando i dottori mi hanno incitato a spingere, sapevo che fuori dalla stanza mio marito, mio figlio e i miei familiari più stretti stavano facendo il tifo per noi, ha raccontato Sierra. Bentley è venuto al mondo dopo un travaglio rapido e privo di intoppi. Le infermiere lo hanno lavato e avvolto in una coperta.
Poi tutti hanno lasciato la stanza per permettere alla famiglia di dirgli addio. Bo, che all'epoca aveva solo 3 anni, si è avvicinato al fratellino con entusiasmo. «Ti insegnerò a giocare ai videogiochi e ti regalerò tutti i miei giocattoli quando torneremo a casa», ha esclamato contento, senza capire perché attorno a lui tutti gli adulti stavano piangendo. Nei minuti successivi la tensione nella stanza è stata palpabile. Tuttavia, invece di spegnersi lentamente, il piccolo Bentley non faceva che piangere e agitarsi tra le braccia dei familiari come un neonato qualsiasi. «È stata una tortura per noi. Ci chiedevamo perché non facesse fatica a respirare e perché avesse ancora gli occhi aperti. Non volevamo illuderci perché temevamo che all'improvviso ci avrebbe lasciati per sempre. Eravamo in un limbo e volevamo solo prendere una direzione definita», ha raccontato Dustin. Col passare delle ore, però, è diventato sempre più evidente che il piccolo Bentley non aveva alcuna intenzione di lasciare la sua famiglia. I suoi parenti lo hanno preso in braccio a turno, si sono presentati e gli hanno raccontato tanti aneddoti divertenti sulla famiglia. Le ore si sono trasformate in una giornata intera e i giorni in settimane, ma Bentley resisteva senza dare cenno di volersi arrendere. A quel punto i dottori hanno gridato al miracolo e ci hanno permesso di portarlo a casa. Quando siamo tornati ho letto la speranza negli occhi di Dustin, ma io avevo paura di aver solo prolungato le sofferenze del mio bambino, ha raccontato Sierra. Dustin e Sierra hanno contattato numerose cliniche dotate di un reparto di neurochirurgia pediatrica e dopo lunghe valutazioni hanno deciso di incontrare uno specialista di Boston. Lì hanno scoperto che c'era un modo per spingere la porzione di cervello contenuta nella protuberanza esterna verso l'interno del cranio di Bentley. Sierra e Dustin hanno acconsentito all'operazione chirurgica con il cuore in gola. Quel giorno, mentre Bentley veniva portato verso la sala operatoria, i suoi genitori hanno atteso senza nemmeno respirare. Non si sono rivolti la parola e si sono limitati a fissare il vuoto, pregando per un risultato positivo. I dottori avevano specificato che l'intervento aveva una percentuale di sopravvivenza pari al 50% e loro speravano con tutto il cuore che le statistiche pendessero nella direzione giusta. Non potevano saperlo, ma a qualche metro più in là Bentley stava dimostrando ancora una volta di essere un lottatore nato. Dopo 5 ore di attesa, il neurochirurgo è uscito dalla sala operatoria e ha informato la coppia del successo dell'intervento. Quel pomeriggio, quando Bentley ha riaperto gli occhi, i suoi genitori erano accanto a lui. «Era bellissimo e sereno, con gli occhi pieni di gioia», ha dichiarato Dustin, felice di non aver mai perso le speranze. Bentley è stato dimesso dall'ospedale qualche settimana dopo l'operazione e ha continuato la sua convalescenza a casa, dove si è ripreso in tempi record. I medici credono che potrebbe avere dei problemi di salute in futuro, ma i suoi genitori sono sicuri che li supererà senza problemi, come ha fatto finora. Oggi Bentley ha 7 anni e dimostra ogni giorno che Sierra e Dustin hanno fatto la scelta giusta quando hanno creduto in lui. Che cosa pensate della scelta di questi 2 genitori coraggiosi? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.